Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e ben ritrovati qui su Imperator Rome. Nello scorso episodio abbiamo fatto una guerra lampo alla Giudea in modo da prendere nuove famiglie e nuovi territori. È stata una guerra un po' più complicata di quanto non fosse previsto. Questo qua posso anche smantellarlo. Abbiamo dei barbari al confine per caso da quelle parti? No. Sono solo nei soliti tre posti ormai a noi noti. Qua sono anche scomparsi del tutto. Abbiamo più barbari. Meglio, molto meglio così. Quindi voi potete anche andarvene via, no? Qua c'è attrito, qua c'è attrito, qua c'è attrito, qua c'è attrito dappertutto. Perché c'è attrito dappertutto? Allora, andate fin là. No, andate fin qua. Questi risposto qua, così non andiamo a spendere gente inutilmente ogni mese. Ok. Chi è morto? Un governatore dell'Assiria. Non Siria, Assiria. Vadi. Per il problema, Cipro? È garantito dalla Frigia, ovvio. Prima che noi dovremmo attaccare o la Frigia o l'Impero Seleucide o la Mauria, ma non riusciamo a concludere nulla di che in questa situazione. Perché ricordo che la nostra missione in questo momento era quella di riuscire a riunire l'impero di Alessandro, ma Eraclea Pontica? Eraclea Pontica, possiamo attaccarla? Ma tutte le zone ci sono al momento un po' precluse, se non con guerre parecchio complicate. Allora, un claim possiamo farcelo, perché ci stanno vicini. Per parte navale. Allora, c'hanno 103 truppe che sono parecchie, ma sono garantite dalla Tracia. Ed è alleato con Taulantia, no? È una bella fregatura. Importa, esporta, un nome, un research point, vai. Decisione, vabbè, qua forse adesso ci sbloccherà qualcosa di interessante nel 629, novembre 629. Cos'è questo? Disloyal Province. Perché c'è sleale? Scusatemi, perché c'è sleale questa provincia? Creiamo una trade route che ci aumenti la... La felicità della gente, la... Scende ancora comunque di parecchio. Apriamo il cultural assimilation. Forse è quello che dà loro fastidio. Facciamo questo. E comunque c'è parecchio sleale, ma perché?
Poscome. Perché dell'arresto i poscome? Perché non sono felici? Perché non sono felici? Adesso siete felici? No. Però non hanno più un arresto. Boh, io più che convertirmi non so cosa fare. Oh, buono. Nello sto giro c'è una profezia di Delfi che ci aiuta, non come la scorsa volta. Meno 009 ancora. Questi li ho convertiti, sono più felici, no? Karamitas. Questi non sono messi molto bene, allora qua non posso convertirli, ma ce l'ho di... Ah, non ho più punti, per quello che non posso convertirli. Questo è un parecchio giù, perché? No, questi sono mediamente felici, sono questi che sono scontenti. Ma perché questo non piace? Oratory Advance, vediamo se possiamo scegliere qualcosa. Non riesco a convertire nessuno. Allora, lealtà mensile, ma di chi? Di generali, eh? Oh, la lealtà ci serve sempre, quindi ci sta. National Slave Happiness. E dovremmo investire sulla felicità, mi sa, a sto punto, perché... Mettiamo un po' di Slave Happiness. Primary Culture Happiness. No. Non ha più... il beneficio che aveva prima sulla salute, intendo. Mia figlia, che punto sta? Allora, senti un attimo a me. Non posso fidarti di mio figlio? È già affidato, eh? Beh, speriamo. Vabbè, ok. Continua a scendere parecchio. Lei qua non è particolarmente brava. Ha un diplomatic reputation più 3, che ci sta. Devo migliorare di nuovo la legittimità? Vada, la tiro di su.
Mi spiace per la situazione, ma è l'unico modo per gestirla, sembra. Quante truppe ha la Blemmia qua? Che magari ci facciamo un'espansione in Blemmia una volta per tutte. Ha solo quelle. No, 27 coorti, 607 denari. Ah, possiamo costruire degli altri marketplace, è vero? Ma non dappertutto, no? Quello abbiamo già costruito, mi sa. Oh, l'Eraclea Ponte che ci hanno dato dei soldi, buono. Ah no, qua possiamo costruire un altro edificio perché probabilmente è aumentata la popolazione. Sì. Active Diplomacy c'è solo Tizio che sta cercando di. Nel 679, mancano solo 49 anni. Vada di nuovo le Olimpiadi. Qua magari i barbari pian pianino riusciamo a farli retrocedere. Di quanto salgono? Di 001 al mese. Se riuscissimo a farli scendere una volta per tutte. Qua anche non possiamo fare nulla. Salgono di 0,3. Qua salgono di 0,6. Allora sono scomparsi per sempre, è una buona cosa. Non possiamo fare nulla. Allora, possiamo muovere due di questi a Dunata. Così qua a Dunata dovremmo poter fare magari più in fretta con un altro edificio. Allora, e anche qua intorno. Vada. No, dove. Sono qua che ci sono i barbari? No, qua, scusa. Qua. Però non possiamo fare altri edifici qua. No. Perché abbiamo fatto il training camp? Ci sono dei marketplace, che sono i marketplace che aumentano la civilization e ci permettono di debellare questi cavolo di barbari. Poi là dice until end of game, ma se la civiltà aumenta, poi dopo quelli si spariscono anche lo stronghold e tutto quel che è. Experience decay, perché deficiency, papà. Governor wage, meno 10%. Dai, facciamo un'arma morale qua, vai. National tribesman happiness, vada. No, chiamo.
Ci sono delle scorrette family? No, sembra di no al momento. Quindi mettiamo uno buono, valido, un Vaisari. Qua invece Arcigran Mateus. Mettiamo lui. No. Il nostro erede, come cavolo. Non aveva un. Boh. Non ha un tizio che la segue, no? 45 sta precipitando perché abbiamo un bimbo piccolo come erede. Ed è una bella fregatura. Qua se non altro sta migliorando la situazione, quindi tra un po' dovrebbe tornarci leale, no? Più di 005. Abbiamo modo di convertire questi, sì. Ok, vai. Questi non sono contenti, ma non so che cavolo farci per la loro scontentezza. Perché sono così scontenti? Cioè, ragazzi miei. Non possiamo neanche costruire degli edifici perché sono sleali. Non so cosa dirvi. Facciamo guerra alla Blemmia, intanto. Abbiamo delle truppe in giro libere che non sappiamo cosa farcela. C'è un terzo stratosco che possiamo controllarlo, sì. E l'ottavo stratosso, sì. Mettiamoli insieme. Perché non possiamo metterli insieme? Questi due? Poi prenderei, se possibile. Qua ne abbiamo due adesso, no? Da 20.000. Quindi allora uno lo teniamo qua. E l'altro no, li uniti, adesso ce ne sarà uno che è scontento come non so cosa. Allora, arriviamo fin qua giù, 0,90 per deserto, è dappertutto 0,90 per deserto, sì. Ok, abbiamo costruito i marketplace là, ma per ora non sta cambiando niente. Allora, questi qua. Muovetevi qua giù. Vabbè, accettiamo. Non so dove devono andare a fare guerra con chi, ma nel dubbio, questi prenderanno un attrito incredibile. 8,40, ma siamo al massimo di manpower comunque. Che non è male come situazione attualmente. Cartagine come sta messa? Troppo bene. Va bene. Qualcosa che possiamo colonizzare qua? No. Però abbiamo città con 10 persone. Ah, pian pianino crescono, dai. Oh, abbiamo meno 3 di potere religioso, poi noi. Non è per niente una buona cosa, ma ci proviamo. Io che restano sleali però le province fino a che livello? Arene e Alaura. Arene abbiamo i Freeman che sono scontenti. Ecco qua i Freeman sono scontenti. Boh. Quanti facciamo al mese? 7? Non è tantissimo. Quanti hai? 7 anni. Cos'è che cresci? Abbastanza da avere dei tratti un po' più decenti. Cioè, tua madre, guarda quanta finezza ha.
No, al momento no. 11 di religione. Le truppe pian piano scendono. Qua avete costruito il marketplace, sì. Oh! Sta diminuendo. Forse ci libereremo dei barbari che sono presenti in quella situazione, in quella zona. Mentre invece qua è sempre uguale. È finita la guerra civile seleucide, purtroppo, mi spiace. La Mauria è sempre enorme, però io non so come cavolo potrò interagirci a un certo punto, boh. Cioè, ha 10.000 monete e 201 coorti. È un impero enorme. Dalla Blemmia poi potremmo. Ah, questo è inabitabile. Dovremmo conquistare poi là sotto, allora. Qua. Non lo so se possiamo fare un claim su quella roba là sotto. Però da qui. Secondo me no. Uninhabitable. Sono come queste zone qua che sono attraversabili, ma non abitabili, non colonizzabili. È una bella fregatura così però. Allora, qua cos'è? A Laura, che abbiamo qua i tizi Freeman che non sono felici. Ok, adesso sta meglio. Che abbiamo bisogno di che finisca un altro mese. Dai, se finisce dicembre, mi ero dimenticato che eravamo ancora a 2. Ah, è salita comunque. Adesso sarei più 0,16. Ok, buono, buono. No, niente vetro per voi per ora. Ok, convertiamo queste adesso. Autosave, che succede? Blablabla. Più 01, ok, per cui dovrebbe esserci. Oh, ottimo. Ottimo, tutto che sale. Stavo leggendo l'indicatore sbagliato prima, ma vabbè. Sta precipitando la nostra legittimità. Continua ad aumentarla per tirannia, ma qua non possiamo farlo all'infinito. È morto un comandante, c'è qualche famiglia scornata? No, quindi metterò questo. Mi sembra onesto. Ci sono delle persone. C'è solo Cleolagide che non ci è fedele. Perché è pretendente. E c'è la sorella che è straniera però, non so, cioè questa Cleo che è straniera, non so perché. Penso che di non poterla aiutare in nessun modo. Arrange marriage. Così la rendo ancora più forte, non lo so se mi conviene. Non so davvero che cosa fare in questa situazione. Siamo sempre almeno al 0,46. Non c'è nessuno che vuole lei. Devo continuare a spendere dell'oratorio per farlo passare a lei. Sta salendo molto bene di finezza, ma. Allora, che cos'è che ha di tratti negativi? No, non ha dei tratti negativi, ha abbastanza, ma questo ha molto di più. Che un più 100, Breas have faith in themselves. Ah, perché è se stesso, no, ho scelto la persona sbagliata. No, il genere del terzo stratos.
però lui è già messo male, non gli darei tutto quel potere. Tra l'altro stavamo guardando proprio lui. Allora, perché? Vai a fare una petizione. No, resta così per piacere. Allora, perché vuole Abras l'Agide? Ha un meno 10 perché è secondo in successione. Però ha tanti più per. Mancanza di lealtà in Nicostrate l'Agide. Che siamo noi. Ah no, è la nostra figlia. Sarebbero 15, 20, 32, 40. Contro 30. Salisse un po' di punti. Sarebbe una buona situazione, ma invece. Dai, pian pianino. Pian pianino. Adesso ne 8 e 3. La nostra gente è arrivata giù. Quasi. Ma gli altri 12.000 dove sono persi per strada? Dove stanno andando? Ah no, sono quelli di. Porca miseria, sono quelli che ci sono infedeli. Spostiamo giù questi. Però detto questo, io vi saluto. Per questo episodio è tutto. Ci vediamo nel prossimo. Ciao a tutti e buona giornata.